Illustrissimo Presidente dell'Università Cuore di Enna, professore Salerno, illustrissimo Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, magnifico Rettore, autorità civili, politiche, militari, illustrissimo Professore Pitruzzella, Direttore Generale, gentili ospiti. Innanzitutto mi preme ringraziare per la presenza massiccia i colleghi, studenti e rappresentanti degli studenti, nonché il rappresentante degli studenti proveniente da Milano, ma di origini siciliane, dell'Università IULM di Milano. Ci siamo conosciuti a Roma in quanto entrambi referenti d'Ateneo per il processo di Bologna. Chi come me affronta gli studi delle scienze giuridiche quasi inevitabilmente si ritrova a studiare diritto pubblico dal celeberrimo manuale di diritto costituzionale, meglio conosciuto da noi studenti come il BIM Pitruzzella. Ancor più se quello studente si ritrova ad avere il professore Di Maria quale docente della stessa materia, che difficilmente non menzionerà a lezione il suo maestro, il professore Pitruzzella, appunto. Ecco, professore, che anche noi, in un certo senso, ci sentiamo un po' suoi allievi. Mi sono a lungo interrogato sul senso e sul ruolo di un mio intervento qui oggi, sulla portata delle mie parole e sul significato della mia presenza. Molte sono le cose che vorrei dire, molti i problemi che vorrei affrontare, molte le questioni inerenti alla vita degli universitari, a quanto li ha preceduti prima di iscriversi e a quanto li attende dopo la laurea, purtroppo contenuti poco differenti da quelli trattati nell'inaugurazione dell'anno accademico precedente. Nel pensare a come impostare questo mio intervento, non ho potuto fare a meno di notare una costante, ormai assodata, quasi quanto questa tradizione. Sento sempre più insopportabile lo scollamento tra l'immagine e la narrazione che cerimonie come questa tendono a portare. È il mondo reale che fuori da quest'aula continua o nella totale indifferenza da quanto accade qui dentro o nella rabbia mista a rassegnazione che caratterizza la precarietà della mia generazione. In fase di orientamento ben poco viene fatto per attrarre nuovi studenti. I ragazzi del liceo hanno poche nozioni sulla vita universitaria. Non vengono spinti a scegliere un percorso di istruzione capace di portarli nel mondo del lavoro, a domandarsi insomma cosa vogliono fare della loro vita. Una situazione ancora profondamente classista che impedisce a molti di trovare la propria strada, disincentivati dalla mancanza di prospettive per un laureato e dai costi sempre più insostenibili di un percorso di studi universitari. La contribuzione studentesca, per quanti alcuni possano diversamente dire, secondo i dati OCSE è tra le più alte d'Europa, dopo Regno Unito e Paesi Bassi, e negli ultimi anni ha visto un costante e inesorabile incremento in quasi tutta Italia. Un criterio, quello delle medie CTS, nato a livello europeo come strumento di confronto tra atenei di vari paesi con differenti metodi di valutazione, è divenuto il mezzo improprio per tramutare il diritto allo studio in un sistema d'eccellenza, che premia gli studenti con la media del 28 o del 29. Ben venga l'eccellenza, ben vengano i sistemi che la sanno trovare, curare, crescere. Ma anche il mancato sostegno per assenza di fondi, tramite borse di studi e posti letto alle migliaia di studenti che hanno dovuto interrompere il loro percorso di studi a causa dell'introduzione di questi nuovi criteri, è per me inaccettabile e vergognoso. Mentre il finanziamento pubblico per gli Atenei si prosciuga di 300 milioni di euro tra il 2012 e il 2013 e di altri 200 nel 2014, l'ultimo governo Berlusconi stanzia un gruzzoletto di 20 milioni di euro per alimentare un fondo che serve a premiare gli studenti più meritevoli. Un anno più tardi viene messa nero su bianco una fondazione ad hoc, promossa dalla collaborazione del MIUR con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, incaricata di gestire il fondo, di operare in sinergia con altri paesi esteri e aperta prevalentemente agli investimenti privati, ma nessuna anima pia si fa avanti. Non solo, la fondazione non eroga un centesimo della somma messa a sua disposizione, intanto però assorbe dal fondo 3 milioni di euro come contributo di funzionamento. I paradossi italiani. Per coloro che, sempre meno e sempre con maggior fatica, sono riusciti a concludere il loro percorso formativo all'università, si presenta un panorama agghiacciante. Purtroppo non si tratta, come ci si accusava negli anni passati, di slogan e frasi di giovani che neppure sapevano di cosa stessero parlando. Oh, lo sapevano fin troppo bene e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. L'Istat parla di disoccupazione giovanile al 41%.
Quasi un giovane su due, fino a 29 anni, non ha un lavoro, ha smesso di cercarlo e è un precario che non ha avuto la fortuna di essere stabilizzato. L'unica drammatica continuità a cui in questi anni abbiamo potuto assistere è infatti quella dello smantellamento dei diritti, allo studio come alla casa, al reddito come al posto di lavoro sicuro o meglio non precario. Governo dopo governo, la classe politica ha intrapreso con forza e miopia un progetto di restringimento delle politiche pubbliche di investimento. Terrorizzata da falsi miti che l'hanno portata, grazie anche alla sua ormai connaturata ignoranza, a compiere le scelte più disastrose. Il risultato è la precarietà esistenziale di una generazione, la generazione a cui appartengo, che subisce una costante e a quanto pare inarrestabile disgregazione sociale. Io credo che in una situazione così desolante l'università debba ritrovare un ruolo centrale e che possa essere utilizzata come fonte di cambiamento e rinnovamento, come strumento di giustizia sociale e distribuzione di conoscenza, come mezzo di superamento delle difficoltà economiche, politiche e sociali e di raggiungimento degli obiettivi più difficili nella vita di ciascuno. Un'educazione di valore, un lavoro, una casa, una famiglia. Bisogna riportare al centro del dibattito politico l'essenziale importanza degli Atenei, quali strumenti di arricchimento culturale, di tutela e cura del tessuto sociale, di investimento pubblico fecondo e primario per l'economia del territorio. Sembra infatti che tutto questo sia andato perduto, che si viva ancora oggi vittime dell'idea ormai insostenibile che l'università costa troppo, che vi sono troppi studenti prima e laureati dopo, che il mercato è saturo e non riesce ad assorbirli, che quindi sarebbe meglio riorganizzare tutto il sistema, e infatti così si sta facendo. Così si è fatto con una continuità che pare sempre così difficile da spezzare, mentre la mancanza di coraggio per il vero cambiamento ha trasformato e sta continuando a trasformare i nostri Atenei in luoghi d'élite, capaci di sopravvivere ai continui tagli lineari solo a patto di risparmiare quanto più possibile sull'offerta didattica e sulle spese da sostenere. La strategia è chiara, le esigenze economiche imposte a livello istituzionale sono il vero motore di trasformazione degli Atenei, costretti a rispettarle oppure destinati a chiudere. L'unico modo con cui si è finora risposta alla deliberata mancanza di risorse è l'aumento spasmodico della concorrenza tra Atenei, capace di eliminare quella funzione perequativa che invece essi dovrebbero mantenere, quali motori della redistribuzione di una ricchezza, quella culturale, importante almeno quanto quella monetaria. Tuttavia la realtà è ben diversa e sotto gli occhi di tutti. L'Italia spende troppo poco per finanziare i suoi Atenei, circa l'1% del PIL, ha pochi Atenei sul territorio, pochi docenti e soprattutto pochi laureati, pochi gli investimenti nella ricerca e nonostante ciò siamo autori di uno dei tanti paradossi italiani, quello di trovarci ai primi posti nelle classifiche internazionali basate su quantità di pubblicazioni e numero di citazioni. L'intero sistema di autovalutazione e accreditamento è stato imposto negli Atenei con la fretta e il pressappochismo tipici dei ritardatari. Anche qui siamo stati più vittime inermi che reali gestori dell'introduzione di un sistema che peserà sulla futura distribuzione di fondi statali alle università. Non solo siamo palesemente indietro rispetto ai paesi OCSE, ma stiamo vertiginosamente arretrando. Il confronto con i paesi esteri ci serva soltanto per smascherare le falsità retoriche con cui in tutti questi anni è stato portato avanti questo disegno politico, un progetto in realtà molto chiaro a quelli che l'hanno voluto applicare. Confusi dall'incertezza della situazione politica, non riusciamo a comprendere con sufficiente chiarezza che i governi che si sono susseguiti nella pedissequa applicazione di stringenti politiche di austerità hanno soffocato l'università e l'hanno privata del suo ruolo di avamposto per la tutela e l'applicazione dei diritti. Fino a quando la rotta non sarà invertita, fino a quando ciascuno non sarà capace di assumersi le proprie responsabilità, fino a quando si continuerà per paura o peggio per scelta ad applicare politiche di investimento che stanno palesemente dimostrando la loro fallacia e insostenibilità, cerimonie come questa continueranno ad avere, per me come per molti altri, l'unico significato di un funereo e inesorabile rintocco della precarizzazione del futuro. Un'ultima considerazione, per quanto possa essere difficile da credere. In conclusione di questo mio intervento non sono qui in rappresentanza della disillusione, bensì della delusione. Delusione per la facilità con cui la quasi totalità della classe dirigente di questo Paese ha saputo far propria una retorica falsa e punitiva,
quella dell'austerità come strumento di uscita dalla crisi e dello spreco come principale ostacolo dello sviluppo di questo Paese. Nemico da debellare una volta per tutte e nei modi più feroci. Delusione per le frasi bonarie con cui sono state bollate le centinaia di migliaia di studenti che in questi anni hanno portato avanti la lotta per il rifinanziamento delle nostre università. Delusione per il silenzio e l'insormontabile muro di gomma con cui le istituzioni si sono riparate dopo aver attuato le scelte politiche più disastrose in tema di istruzione pubblica, incapaci di ammettere i propri errori e terrorizzati dalla sola idea di cambiare strada e invertire rotta. Delusione per la totale incapacità da parte delle stesse istituzioni di attuare piani e strategie di ampio respiro e lunga durata, che sappiano guardare alla prossima generazione e non alla prossima elezione, che sappiano dare risposte alla prima grande generazione del precariato. Ripeto, delusione e non disillusione. Lo stesso fatto che io sia qui oggi dimostra che non ce ne andremo da questo Paese fino a quando un cambiamento reale non verrà attuato, che non ci stancheremo mai di dire che aver sbagliato non significa non poter riparare, che le scelte più coraggiose e differenti possono e debbono essere prese, che bisogna trovare il modo di ridare dignità e diritti alla mia e alle future generazioni. Personalmente ho ormai focalizzato il traguardo, il mio percorso universitario è agli sgoccioli. La realtà universitaria ennese mi ha fatto crescere ed anch'io l'ho vista crescere. Ho avuto la fortuna di studiare in un polo universitario dove mi sono sentito un po' come a casa. A differenza di tanti altri atenei, non mi sono mai sentito un numero. Ho avuto la fortuna di conoscere e di imparare da loro persone molto competenti, dal direttore generale, dottore Berrittella, al responsabile delle segreterie studenti, il dottore Lavalle. E credetemi, abbiamo messo più volte a dura prova la loro pazienza, che fortunatamente non è mai venuta meno. Nonché il presidente professore Salerno ed il magnifico rettore professore Puglisi, che della gestione virtuosa e democratica dell'Ateneo ne hanno fatto un caposaldo. In merito al principio democratico di gestione, chiedo ancora una volta pubblicamente agli organi di governo di questa università di valutare la presenza della componente studentesca all'interno del consiglio di amministrazione della stessa. In tal senso voglio ringraziare anche gli amici e i colleghi che quotidianamente dedicano il loro tempo alle necessità degli studenti tramite la rappresentanza studentesca. Inoltre, ogni tanto arriva qualche buona notizia, questa è di stamattina, forse una piccola speranza per tanti giovani. Stamane è stato pubblicato il bando master in scienze forensi applicate in criminologia. Ciò permetterà a tanti siciliani, a tanti studenti di non andare fuori da questa terra. Un sentito ringraziamento a nome di tutti gli studenti dell'Università Core va ai docenti presenti in questo Ateneo. Grazie al vostro lavoro e al vostro impegno ci è possibile studiare in un ambiente serio, dove il merito è una priorità imprescindibile. Naturalmente il mio personale ringraziamento è anche rivolto, soprattutto forse, ai docenti presenti oggi in questo auditorium che in qualche esame mi hanno invitato a ripresentarmi. Anche questa è crescita e formazione. Professore Pitruzzella, mi creda, questa è una piccola realtà, ma efficace. Riesce a debellare quotidianamente alcuni mali, quali il pressapochismo di questa terra pirandelliana. Purtroppo siamo un po' come l'Avastin, a differenza del Lucentis. Abbiamo qualche difficoltà ad entrare nel circuito giusto, forse per colpa di qualcuno, e a discapito nostro vengono premiate le università Lucentis. Nelson Mandela diceva: l'istruzione è il grande motore dello sviluppo personale, è attraverso l'istruzione che la figlia di un contadino può diventare medico, che il figlio di un minatore può diventare dirigente della miniera, che il figlio di un bracciante può diventare presidente di una grande nazione. Grazie.